I want you. E tu? Vuoi provare le nuovissime Saucony Pro Grid Ride 5 American Flag in edizione limitata? E allora ascolta le mie parole. Smessi i panni dello zio Sam, veniamo a noi. Con Saucony Pro Grid Ride 5 American Flag siamo di fronte ad una svolta evolutiva in casa Saucony, nella direzione del natural running. La tomaia è interamente costruita in air mesh traspirante con l'inserto di rinforzi sintetici nei punti nevralgici. Il fitting della scarpa si presenta asciutto ma molto morbido e confortevole per il piede, grazie al fatto di aver utilizzato una forma particolarmente arrotondata nell'avampiede per garantire il massimo del comfort all'alloggiamento dei piedi. Ultima cosa, la lacciatura. Vengono utilizzati dei lacci piatti che servono per chiudere bene il collo del piede e allo stesso tempo per fare in modo che la lacciatura stessa non si sciolga con facilità. La svolta evolutiva di cui si parlava ha ragion d'essere in relazione alla costruzione dell'intersuola e della suola di questo prodotto. Saucony vuole perseguire la filosofia del natural running, vale a dire offrire al podista delle calzature che trasmettano le stesse sensazioni che si avrebbero correndo a piede nudo, ovviamente con il supporto tecnologico di cui abbiamo bisogno. Ma come si fa a perseguire questa filosofia? Saucony innanzitutto ha abbassato i differenziali di costruzione fra il tallone e la punta, passando da 12 mm a 8 mm. Questo comporta una velocità di rullata e quindi di passaggio dal tallone all'avampiede. Ecco allora che lo scarico del peso non avviene più esclusivamente nella parte tallonare, bensì si distribuisce in maniera più uniforme sul tallone, sul mesopiede e anche sull'avampiede. Il sistema di ammortizzamento è il Pro Grid, in questo modello esteso completamente dal tallone alla punta. Con questo è tutto, ti saluto e ti ricordo che il running da noi è tutta un'altra corsa. Ciao!